ci prendiamo qualche minuto insieme. Farà un miracolo, lui ti sorprenderà, farà un miracolo.
l'ha promesso e lo farà. Lui lo farà perché ti ama, perché è fedele e la sua fedeltà non viene mai meno, mai. Il cielo e la terra passeranno, ma le sue promesse per la tua vita non passeranno mai. Solo in Lui io troverò la forza
per cambiare la mia realtà. Grazia,
mio posto accanto a me. Perché l'Eterno è il mio pastore, nulla mai mi mancherà. Ho una certezza nel mio cuore, un miracolo farà. Anima mia, appartengo al vedere, ed anche quando camminassi nella valle oscura, io non avrei alcun timore, se l'onnipotente Dio di chi temevo, se tu sei accanto a me. Continuerò a cantare lodi a te per tutti i giorni della vita mia. Lui mi accompagna con i suoi beni e con la sua benignità per tutti i giorni della vita mia. Mi accompagna con i suoi beni e con la sua benignità. Bello stare insieme, è bello cantare insieme, è bello condividere questi momenti meravigliosi con la sua presenza, perché non c'è niente di più straordinario. In realtà il tempo speso con lui è il tempo migliore, è il tempo che rimane, è il tempo che produce dei cambiamenti meravigliosi nella nostra vita. Sua presenza, chiedi allo Spirito Santo di parlare al tuo cuore, chiedi allo Spirito Santo di ministrare nelle tue profondità. Alleluia. Vorrei condividere qualcosa con voi, sempre dal questo ultimo periodo, il periodo del Vangelo di Giovanni, così. E vorrei continuare un pochettino con i versi che, con i quali abbiamo che abbiamo trattato ieri. Vorrei andare un pochettino più avanti sempre al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Ed è una cosa che tempo fa lo Spirito Santo parlò al mio cuore proprio su questo argomento e cambiò completamente la mia prospettiva su un concetto che invece viene insegnato nelle comunità, nei luoghi di incontro, credo in maniera totalmente errata, totalmente sbagliata. Credo che se riusciamo a seguire, se riuscite a seguire quello che sto per dirvi, sicuramente potrà cambiare anche la vostra prospettiva. Cioè, cosa intendeva Gesù quando parlava del mondo o quelli del mondo? Nelle comunità, per come anche io personalmente, mea culpa, faccio mea culpa pubblico, ho insegnato per tanti anni, perché così mi era stato insegnato,
quelli del mondo, o il mondo era rappresentato da tutto ciò che era al di fuori della comunità, no? Quindi là, qua nella comunità, qui dove noi siamo, dove adoriamo, dove lodiamo, dove ascoltiamo la parola di Dio, questo è un luogo santo, noi che siamo qui siamo gli eletti, e quelli di fuori sono il mondo. Il mondo è tutto ciò che è al di fuori della comunità, e quelli del mondo sono tutti coloro che non credono o che dicono di non credere. Questo è quello che viene insegnato, che è sempre stato insegnato negli ultimi secoli, negli ultimi decenni, in maniera molto forte, e soprattutto in ambienti carismatici molto, molto chiusi e molto religiosi, e questo concetto viene esasperato al punto tale che quasi si arriva all'odio verso il mondo, verso le cose del mondo, verso quelli del mondo, perché in realtà non abbiamo capito cosa Gesù volesse dire quando parlava del mondo. E in realtà il tipo di insegnamento che viene fatto oggi sul cosa è il mondo, chi sono quelli del mondo, in realtà non esiste nell'insegnamento di Gesù. Tutte le volte che Gesù parlava del mondo, di quelli del mondo, si riferiva in maniera particolare ad una categoria di persone, e stamattina voglio brevemente farvi leggere qualcosa, e desidero che ascoltiate, se potete leggere insieme a me è molto utile per voi, se no ascoltate attentamente. In Giovanni, al capitolo 15, dal verso 18 fino al versetto 25 in maniera particolare, leggiamo queste parole: se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Gesù parla di un mondo che lo odia, di un mondo che odia Gesù e che odia i suoi discepoli. Ok, quindi parla di questo mondo che non si capisce bene a cosa si riferisce. Però sta dicendo: il mondo vi odia, se odia voi è perché ha odiato prima me. Quindi ci sono delle, c'è un, questo mondo è un sistema, sono anche delle contraddistinto da delle persone specifiche. E dice poi: se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi dico, vi ho scelto dal mondo, ed è per questo che il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno la vostra. Quindi Gesù sta dicendo: il mondo vi odia e vi odierà, e il mondo vi perseguiterà. Quindi odio e persecuzione. Tutte le cose, tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Quindi il mondo odia, il mondo perseguita, perché non conosce il Padre. Se non fossi venuto e non avessi parlato, loro non avrebbero colpa, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Quindi Gesù aggiunge a questa lista ancora di più: odia, perseguita, non conoscono il Padre e non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Gesù rincara la dose. Il verso 24: se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. È un elenco veramente tremendo e terribile, e molto Gesù proprio lo specifica in maniera molto chiara: il mondo odia, il mondo perseguita, il mondo non ha scuse per il proprio peccato, il mondo non conosce il Padre. Gesù ha detto: se l'hanno fatto con me, lo faranno anche con voi, sta dicendo ai discepoli. Ma a chi si riferisce Gesù? E il versetto 25 ci svela esattamente a chi si riferisce, perché noi abbiamo sempre pensato, perché così ci è sempre stato insegnato, che il mondo è rappresentato da tutti coloro che sono al di fuori della Chiesa, tutti coloro che bestemmiano, tutti coloro che bevono, che si drogano, che fanno sesso fuori dal matrimonio, che uccidono, che rubano e che fanno le cose peggiori, che non testimoniano in realtà dell'amore di Dio, della grazia di Dio, eccetera, eccetera. Gesù non ha mai, Gesù, ascoltate bene, Gesù non ha mai detto una cosa del genere. Il versetto 25 ci rivela a chi si sta riferendo Gesù, a chi la parola mondo si riferisce. Il versetto 25: ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge.
mi hanno odiato senza motivo. Il mondo di cui parla Gesù non sono i peccatori, non sono i pubblicani, ma sono i farisei e gli scribi e i sacerdoti di quel tempo. I farisei, gli scribi e i sacerdoti di quel tempo. Guardate qui in Luca al capitolo 15 c'è una cosa molto interessante che può aiutarci per avvalorare ancora questa spiegazione. Luca 15, il versetto 1 dice così: ora tutti i pubblicani e tutti i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Possiamo riflettere su una cosa, che Gesù in realtà non ha mai avuto un problema con i peccatori e con i pubblicani, mai, mai. Gesù non li ha mai giudicati, Gesù non li ha mai condannati, Gesù non li ha mai messi in guardia dal loro stile di vita, mai. Ma tutte le volte che Gesù aveva qualcosa di più pesante da dire, qualcosa di più diretto, qualcosa che lo faceva arrabbiare, lo faceva stare male, era sempre diretto verso i farisei, gli scribi, i sacerdoti, insomma i religiosi di quel tempo che pensavano di poter piacere a Dio per il fatto che potevano osservare la legge o conoscere la legge a memoria. Quando Gesù parla del mondo, ricordiamocelo una volta per tutte, che possa essere scolpito dentro di noi, Gesù non parla dei peccatori, Gesù non parla dei pubblicani, Gesù non parla delle pecore perdute, Gesù non parla del figlio del prodigo, Gesù non parla di coloro che sono lontani. Gesù sta parlando in maniera particolare di quel figlio che era rimasto nella casa del padre e che si lamentò con il padre perché il padre aveva in realtà accolto un figlio del prodigo che se n'era andato da casa. Questo è il senso della parabola poi che Gesù dà proprio in Luca al capitolo 15. Vediamo un pochettino qua una sorta di identikit di quelle che dovrebbero essere le nostre comunità, di quello che dovrebbero essere in realtà il tipo di persone con le quali noi dovremmo riunirci insieme a Gesù. Ora tutti i pubblicani e tutti i peccatori si accostavano a lui per udirlo, non per giudicarlo, non per condannarlo, non per crocifiggerlo, ma per udirlo, mentre i farisei, gli scribi e i religiosi di quel tempo mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. Oggi vedo in un certo senso che molte delle nostre comunità che dovrebbero rappresentare in un certo senso il Vangelo sono piene di farisei e piene di scribi, mentre i peccatori e i pubblicani sono fuori da quei locali o fuori da quelle riunioni. E i farisei, gli scribi oggi mormorano non più da lontano, ma all'interno dei locali di culto, all'interno delle nostre riunioni, giudicando e condannando i pubblicani e i peccatori che sono fuori, quelli del mondo. Ma Gesù in realtà ci fa comprendere che è esattamente al contrario. I pubblicani e i peccatori stavano sempre accanto a Gesù per udirlo, mentre i farisei e gli scribi stavano da lontano giudicando e condannando gli scribi, i pubblicani e i peccatori e giudicando anche Gesù. Quindi cos'è il mondo secondo Gesù? Gesù lo ha detto al versetto 15: questo è scritto e è accaduto affinché si adempisse ciò che è scritto nella loro legge. Gesù, quando parlava del mondo, si riferiva al mondo religioso, si riferiva a quel mondo che crea degli status, che crea delle esclusività, che crea quei club, quei posti prenotati, quei posti che sono lì e riservati soltanto per alcuni e non sono disponibili per tutti. È quello il mondo di cui Gesù parla. Il mondo non sono le discoteche, il mondo non è la spiaggia, il mondo non è il mondo del commercio, dell'artigianato, dell'arte, dell'industria, del business.
Il mondo non sono le strade piene di prostitute, il mondo non sono i giardini dei ragazzi dove vanno a drogarsi, il mondo non sono i campi e gli stadi di pallone riempiti durante una partita o durante un concerto. Il mondo al quale si riferisce Gesù è il mondo religioso, perché è quello più pericoloso, è quello che fa più danno ed è quello dal quale Gesù ci ha messo in guardia: non diventate come loro, parlando del lievito dei farisei, non diventate come loro. Dovremmo avere più comunità e più luoghi dove sempre più pubblicani e peccatori vengono ad ascoltare il messaggio di Gesù, un messaggio di grazia, d'amore, il messaggio del regno di Dio, che è inclusivo, che non è esclusivo, che include ogni singola persona che vive sulla faccia della terra. Questo è quello che dovremmo fare: avere luoghi con più peccatori, più pubblicani e meno farisei e meno scribi. Dovremmo scrivere un cartello: in questo locale non è permesso l'ingresso ai farisei e agli scribi. Dentro i cani, ma fuori i farisei e gli scribi. A parte gli scherzi, non è un messaggio chiaramente esclusivo, quindi che esclude i religiosi. Anzi, Gesù ha dimostrato diverse volte di avere a che fare anche con farisei, con sacerdoti di quel tempo. Pensiamo a Nicodemo, pensiamo a Simone, pensiamo a quante volte il Signore ha parlato con scribi, con sacerdoti, con coloro che, come dice il Vangelo di Giovanni, avevano deciso di credere in Lui e di seguirlo. Quindi il messaggio del Vangelo è un messaggio assolutamente inclusivo ed è per tutti. Ma attenzione al lievito dei farisei, attenzione al lievito dei farisei, perché, e concludo con: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché né entrate voi, né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. Una buona giornata a tutti quanti. Abbiamo capito cos'è il mondo, chi è il mondo.